Insieme all'onorevole Vincenzo Sofen, un bene confiscato al clan Nuvoletta, sono in cantiere di nuovi progetti. In cosa consistono? Sì, sono venuto qua oggi proprio a visitare questa realtà, che è una delle tantissime realtà che si occupano di cercare di far vivere e rivivere questi siti, che possono essere un motore di sviluppo, devono essere un motore di sviluppo soprattutto al sud, e che necessitano però di risorse finanziarie. Sono qua dove stanno preparando dei bandi su risorse comunitarie, per esempio per progetti dove fanno lavorare oltre che i detenuti ma anche i disabili, quindi un modo per ricostruire un tessuto sociale ed economico laddove il tessuto sociale ed economico è stato distrutto, è stato utilizzato in modi purtroppo negativi, come sappiamo. Qua c'era produzione di marijuana, qui adesso invece si cerca di fare produzione di economia sana per questo territorio. Quindi, siccome ce ne sono tantissimi di questi beni in tutto il sud, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e via dicendo, però purtroppo troppo spesso vengono sequestrati, però vengono poi lasciati lì dallo Stato, con associazioni che si ritrovano da sole, e quindi purtroppo creano depressione invece di creare rivitalizzazione. Quindi è molto importante sostenere queste realtà e capire anche che strumenti, come agevolarli proprio nell'utilizzo di strumenti che servono proprio a farli vivere, dal campi di calcio, orti, giochi per bambini, stanno vedendo di far riuscire, di creare una piscina, insomma tutte cose che servono anche a creare, diciamo, aggregazione sul territorio. Noi da tempo ormai su questa realtà abbiamo creato un circolo positivo, dove andiamo dagli anziani, che qui hanno la possibilità di avere il loro piccolo centro, di fare delle attività di riabilitazione, di iniziative sociali, alla riqualificazione della struttura a favore per disabili e ragazzi down, che fanno una serie di attività, la braceria sociale, la bottega verde, e tutto insieme in questa tenuta parliamo di agricoltura sociale con sia sempre i disabili ma anche con i detenuti, che fanno un percorso di reinserimento. Questo è il nostro fiore all'occhiello, una realtà come abbiamo abbinato i vari soggetti fragili e abbiamo cercato di creare un circolo virtuoso dove autonomia e indipendenza e reinserimento sono i valori d'ordine.